ci sia l'attenzione principale alle persone. Io volevo rimarcare invece quelli che sono di parere gli aspetti estremamente positivi di questa variazione di bilancio. Perché da questa variazione di bilancio invece io vedo un'attenzione alla persona e soprattutto a quella che è la persona più debole che sempre dalla nostra città. Poi l'assessore Crespi, meglio di me, probabilmente potrà entrare nel dettaglio dei numeri che riferivo a prima Ruggero. Però ad esempio non dobbiamo dimenticare che questa variazione di bilancio è stato inserito per esempio l'assegno per la tutela della natalità. E vi assicuro che proprio in questo periodo di grande bisogno economico, ad aver stanziato 50.000 euro di fronte a questa fragilità, può risultare veramente deprimente, ma nel senso concreto sul fatto che una persona nasca o non nasca, perché mai come oggi, per esempio, una donna può essere costretta ad abortire, quindi ad uccidere il proprio figlio per una mancanza economica. Io di questo voglio ringraziare il sindaco, voglio ringraziare l'assessore Crespi per aver corretto quella che era la previsione di bilancio che avevamo votato precedentemente. Però questa attenzione alla persona, soprattutto alla persona più debole, io vedo comunque anche tanti altri aspetti. Io ho avuto modo di partecipare domenica sempre alla presentazione di una bellissima mostra sulla vita che abbiamo avuto a Palazzo Ciccone, e sia dalle parole dell'assessore della cultura che del sindaco è emersa in maniera molto chiara quella che è una scelta dell'amministrazione a favore di una cultura della vita contro quella che è una cultura della morte. E questo si esplica non soltanto attraverso l'assegno, per esempio, alla maternità. I servizi educativi, io non penso che il Gusto debba vergognarsi di fronte a nessun'altra città della provincia di Varese di fronte alla proposta educativa che è applicata. L'attenzione che c'è alle scuole primarie, agli asili nido, l'attenzione al buon scuola, sono tutte cose concrete che le famiglie di Gusto sanno e devono apprezzare. Nello stesso tempo, l'attenzione anche a tutte le problematiche legate alle fragilità. Basta pensare a tutte le campagne di sensibilizzazione sui diritti della famiglia. Io credo proprio che questa sera si permetta